Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nel quale vi farò compagnia assieme a un quadro che peraltro è anche abbastanza bruttino. Comunque sono ancora qui come nomade in una casa qualsiasi, una postazione non definitiva, ma comunque sono qui con un video importantissimo, signori, perché l'avete letto dal titolo, l'avete intuito dai post recenti che ho fatto su Facebook, sta partendo una serie. Cazzo, è il terremoto. Perché signori, sta partendo un nuovo torneo su YouTube Italia, vi parlo della Winter Cup, torneo organizzato principalmente l'idea, diciamo, è stata di Andrew, di noi amanti di foot, ma diciamo che io ho collaborato in maniera molto importante per il processo, la creazione di questo torneo. Tra l'altro ci sono tutti i presupposti affinché sia uno dei tornei più belli, ma soprattutto più coinvolgenti su YouTube. E vi spiego subito il perché. I partecipanti saranno ben 8, quindi praticamente come la Spring Cup. Saremo io, appunto Andrew, Rudy Zlatan, Enigma, Sick, Bella FIFA, Henry Lazza e Kemp. Quindi saremo noi 8, sicuramente conoscerete molti se non tutti di questi, e ci affronteremo in due gironi, un girone d'andata e un girone di ritorno. Saranno quindi in tutto 14 partite tra andata e ritorno, ci saranno chiaramente un girone diviso all'italiana per capirci, e le partite le vedrete ogni settimana dal lunedì al giovedì. Quindi faremo anche in modo di lasciarvi a fine video una grafica con il link e la renderizzazione alla partita del giorno dopo. Per esempio, io gioco di lunedì contro Sick, il giorno dopo c'è Rudy Zlatan contro Lazza e vi lasceremo a fine partita appunto il link con i loro canali. Non è finita qui, signori, perché già voi direte sì, c'è stata un'importante novità, il girone di ritorno rispetto ad altri tornei, ma noi abbiamo pensato di fare le cose fatte bene e quindi siete abituati a vedere i vari tornei con le partite spalmate su due canali differenti e quindi il mio punto di vista, anche la stessa Spring Cup, io giocavo contro Zlatan, la partita era sia sul mio canale che sul suo. Come abbiamo deciso di fare? Ragazzi, le partite andranno in questo modo, perché le partite saranno strutturate in un modo pazzesco, secondo me, e qui appunto mi sono buttato dentro io perché ho dato quest'idea che fantasticavo da tempo. Ci sarà un doppio commento e quindi una doppia facecam, un divertimento e coinvolgimento, come dicevo all'inizio, doppio se non triplicato. Se io giocherò in casa, la partita sarà visibile solo sul mio canale, perché il doppio commento chiaramente non ha senso farlo su entrambi i canali. A quel punto la partita è su un canale solo, quello di cui gioco in casa. Se gioco in trasferta, voi non vedete la partita sul mio canale, anche se comunque io ve la linkerò in tutti i modi, la condividerò su Facebook e sui vari social, ma sarà solamente sul canale del mio sfidante. Questo appunto ha causato anche una decisione che è quella del girone di ritorno, in modo che nessuno venga tra virgolette penalizzato e quindi non avrà la possibilità o di essere sponsorizzato o comunque di giocare sul suo canale una partita contro qualcuno. Per cui, ricapitolando per i deficienti, la partita è Federico Marconi contro Rudy Zlatan, è sul canale di Federico Marconi. La partita è Rudy Zlatan contro Federico Marconi, gioca in casa Zlatan e quindi la partita è sul suo canale. Sono curioso tra l'altro di vedere la vostra reazione al doppio commento, quindi intanto già qua sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa nostra idea e poi chiaramente la vedrete già domani. E adesso arriviamo alla fase un po' più delicata, come ogni torneo un po' devo fare come cazzo ci pare, no? Quindi ci sono delle regole, un regolamento ben specifico. La squadra di partenza ha ben due requisiti. Il primo, valutazione massima di 78 e la rosa deve essere under 23, quindi abbastanza giovane. Ma come molti di voi si staranno chiedendo, come la miglioriamo sta rosa poi? Allora, abbiamo deciso dopo ogni partita di gestirci in modo anche intelligente gli upgrade e i downgrade. Per ogni vittoria ci sarà un upgrade o più che dipenderanno dalla differenza reti, quindi non dai gol segnati. Per esempio faccio 4 gol o 4 punti upgrade, ma dalla differenza reti. Che però, attenzione, per il discorso upgrade non vale per il gol di scarto. Quindi se io vinco 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, non faccio upgrade. Se vinco 2-0, 3-1, 4-2 o anche 3-0, 4-1, insomma dai due gol di scarto in poi, io avrò quei punti upgrade, quindi con due gol di scarto avrò un giocatore 80, potrò prendere con 82 e via dicendo, se siamo capiti. Per quanto riguarda invece i downgrade, avremo la possibilità, tra virgolette, perché spero di non perdere, appunto comunque di utilizzare anche il gol di scarto. Quindi sempre differenza reti, perdo 1-0, 2-1, 3-2, qui invece il discorso è diverso. Perché?
Chiaramente avrò un giocatore 80, dovrò prendere un 79, un 78, un 77 in base a quanti gol di scarto ci sono. Ma se vi ricordate, pochissimi istanti fa vi ho detto che per il gol di scarto non vale né gli upgrade, né i downgrade invece sì. Quindi anche se perdo 1-0, 2-1, 3-2 e via dicendo, dovrò fare il mio punticino di downgrade. Avrò un giocatore 80, ripeto, diventerà 79. Questo appunto modificherà alla fine del campionato la rosa, ma anche in corso d'opera. E quindi, sempre per rendere le cose più interattive, chiedo a voi. Sempre a voi, e sottolineo a voi, di dirmi qui sotto nei commenti e sotto ogni partita, in base a come vi sembra il proseguimento, insomma, della stagione, di consigliarmi come migliorare la rosa, in modo che la vinciamo insieme, ragazzi. Andando avanti però nel torneo, noi abbiamo detto che la rosa deve partire da un'età di massimo 23 anni, ci è stata data una possibilità insomma meno restrittiva e quindi dovrà essere comunque una rosa under 26, avremo a disposizione 3 anni in più, signori. Minchia, comunque non è pochissimo, Lo stesso, ci sono giocatori, ne cito uno, Florenzi, che sarebbe il massimo per una Serie A, terzino destro, non lo puoi prendere perché è un 24enne. Invece, con questa nuova scelta, quindi dell'Under 26, andando avanti con il torneo, avrò la possibilità di prenderci anche Bello de Nonna. Adesso, invece, signori, vi vado un po' ad elencare la rosa che ho scelto io, chiaramente rispettando questi requisiti. Allora, è una Serie A, o comunque una specie di ibrida, che diventerà un'ibrida, per il momento è una Serie A de merda. Allora, prima vi elencherò tutti i giocatori e poi vi dirò chiaramente perché li ho scelti, se ho provato questa rosa, eccetera. Allora, partiamo dal portiere che è Mattia Perin. Difesa a 4 da destra a sinistra con Wallace, Rugani, Rudiger e Digne. Centrocampo con Saliu Chan, Kondogbia, che praticamente giocherà davanti alla difesa, e questo che mi ricordo manco come si chiama. Ma comunque fate attenzione perché avete sicuramente già notato che non è che faccia così intesa con la Serie A, quindi c'è qualcosa di anomalo. In attacco, ragazzi, arriva il punto forte. Allora, il modulo è un 4-3-2-1 d'albero di Natale, quindi ci mancano solamente i tre attaccanti, da destra a sinistra, Mohamed Salah, la punta Icardi. E chi è che non poteva mancare nella mia rosa? È proprio lui, Memphis Depay, signori, il bomberissimo. Vabbè, basta, dai, cioè, sono un anno e mezzo e faccio questa clip contro Zlatan, poi rosica. Ma vabbè, allora, questa è la rosa completa, quindi, allora, perché ho scelto questa rosa? Volevo fare una Serie A, perché, francamente, non avevo tantissime idee di partenza, no? Quindi, dai, che la vinciamo insieme. Visto che stiamo comunque parlando di varie giornate, partiamo con il calendario. Non poteva mancare, si comincia a giocare domani, lunedì 14 dicembre 2015. Il torneo finirà intorno a marzo, per questo Winter Cup, perché stiamo là. Comunque, allora, al di là della fantasia magnifica che abbiamo, io qui ho tutto quanto, ragazzi, voi non vedete nulla perché mi mette a fuoco, Agab. Comunque, tornando serio, tornando a noi, c'ho la telecamera scarica, sto nella merda, mi devo sbrigare. Allora, lunedì, quindi domani, si parte con la sfida alle 14, tutte le partite usciranno alle 14, tra Rudy Zlatan, il mio carissimo amico, e Harry Lazza, sul canale di Zlatan perché la gioca in casa. Martedì alle 14 avrete Enigma contro Andrew di Noi Amanti di Foot. Mercoledì ci sarà la mia sfida, Federico Marconi contro Camp. Sarà comunque una sfida abbastanza difficile, tosta, che voi vedete a metà settimana, quindi dai. E la partita che concluderà la prima giornata sarà Bella FIFA contro Sick. Quindi questo è il quadro completo della prima giornata. Io rapidamente vi vado ad elencare le mie partite che vedrete poi. Allora, per quanto riguarda la seconda giornata, quindi la prossima settimana, io giocherò sempre di mercoledì contro Andrew. Quindi c'è veramente un derby perché gli organizzatori, no? C'è tra un caso. Quindi in trasferta, la partita uscirà dunque sul suo canale e non sul mio. Terza giornata che mi vedrà impegnato giovedì, quindi ultima partita della settimana, contro Bella FIFA in casa, partita sul mio canale. Quarta giornata, si torna in trasferta, si gioca di martedì contro Henry Lazza. La quinta giornata la giocherò sempre in trasferta, quindi due di fila in trasferta, ma significherà due di fila in casa nel girone di ritorno. E la giocherò contro Sick, quindi la quinta giornata. La sesta giornata, Federico Marconi contro Enigma. Stavo a dire allo stadio olimpico, ma nel senso giocheremo in casa, quindi si torna in casa. Chi manca? Chi manca all'appello, signori? No, lui già c'è. Manca
la vittima in quel caso, ovvero Rudy Zlatan. Ultima partita del girone andato sarà Rudy Zlatan contro Federico Marconi. Uscirà di lunedì, quella contro Enigma, non ve l'ho detto, uscirà di giovedì. Lunedì si apre la settimana, non so quanto saremo più o meno a date, ma poi vediamo. Quindi Rudy Zlatan contro Federico Marconi sul suo canale, quindi non su questo canale, ma sul mio canale sarà il gran finale, spero di arrivare a competere all'ultima giornata per il titolo. Federico Marconi contro Rudy Zlatan, anche in quel caso la partita si giocherà di lunedì. Ragazzi, siamo arrivati al termine di questo video spiegazione, tutorial al torneo che partirà domani, quindi questo video dovete vederlo per forza domenica. Vi voglio belli numerosi qui sotto nei commenti attivissimi. Spero che l'idea vi piaccia, spero che il modo che abbiamo scelto per fare questo torneo vi piaccia. Io chiaramente non posso che invitarvi a passare qui in descrizione dai canali di tutti gli altri youtubers, miei colleghi e a questo punto rivali fino alla fine del torneo, ma soprattutto dal grafico che curerà il tutto, che è il mio amico Yas, a cui mando un bacio. Detto questo, ragazzi, sembrava poco vedere questa cosa. Comunque, allora, siamo arrivati al termine. Lasciate un mi piace, rendetevi attivi nei commenti. Se non lo siete già iscritti al canale, passate qui sotto in descrizione. Mi pare di aver detto tutto, per cui vi do appuntamento a mercoledì con la mia partita in settimana con nuovi video. E bella, regà!